Qual è l'animale più cazzuto del mondo? Beh, che ci crediate o no, c'è chi questa domanda se l'è fatta seriamente e il Guinness dei primati ha anche voluto omaggiare una creatura con questo titolo. Quale creatura? Il tasso del miele. E oggi capiremo perché questo titolo se l'è meritato. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Era un po' che volevo dedicare un video a questo animale ed oggi infatti parliamo del tasso del miele, ovvero nome scientifico Mellivora capensis, un animale famoso per le sue scaramucce contro leoni, iene e altri animali africani, anche se in realtà non abita solo l'Africa, ma è diffuso anche in Asia, in particolar modo in India e in Medio Oriente. La famiglia dei mustelidi, di cui questo animalaccio fa parte insieme a faina, furetto, donnola, tasso, ghiottone, eccetera, comparve in Eurasia intorno ai 30 milioni d'anni fa. Il genere Mellivora, che è il genere di cui fa parte questo animale, invece comparve in Africa circa 12 milioni di anni fa, quindi tardo miocene. I fossili più antichi attribuibili alla specie del tasso del miele vengono dalla formazione Ngorora in Kenya e sono vecchi di circa 10 milioni di anni, però in realtà il record fossile di questa specie è più che altro pleistocenico, quindi più recente. I mellivorini, cioè appunto la sottofamiglia di cui fa parte questo tasso, all'interno della famiglia dei mustelidi, potrebbero essere arrivati in Africa a metà miocene, dall'India passando per l'Arabia, quando ancora il Mar Rosso non era completamente aperto. Questi animaletti di un metro di lunghezza, coda inclusa, e di circa 13-14 kg di peso conducono di norma un'esistenza solitaria, ma non è raro che vivano in coppie, maschio e femmina, o addirittura in piccoli gruppi. Di norma sono attivi la notte, ma non è raro che facciano le loro cose anche di giorno. C'è stato un caso addirittura in cui è stato osservato un gruppo di 12 esemplari cercare delle larve di coleottero di giorno nel terreno vicino appunto a delle mucche di un allevamento Masai. Non sono animali particolarmente rapidi e scattanti perché hanno dei piedi massicci e larghi e hanno un'andatura un po' simile a quella dell'orso, però anche se non sono rapidi possono scavare in modo eccellente e mantenere appunto la loro caratteristica andatura per ore senza stancarsi. Come tutti i mustelidi è dotato di ghiandole anali e con queste cominciamo un po' ad addentrarci, no, nel magico mondo del cazzutissimo tasso del miele, ma prima vi devo dire che questo video è un video sponsorizzato, forse penso il primo video sponsorizzato del canale, e la sponsorizzazione è dell'app Imexol. Lo scopo di Imexol è sostanzialmente risolvere dei piccoli enigmi cercando di indovinare l'immagine che ci viene messa davanti. Non tutte sono ovviamente semplici, quindi è studiato per spingere le persone a fare delle piccole ricerche su Google per poi appunto risolvere l'enigma e in questo modo indirettamente anche imparare qualcosa che prima non si sapeva. Mi piace appunto l'idea base di questa applicazione e mi piace anche il fatto che comunque ci sono molte voci riguardanti la natura e gli animali, ed è qui che arrivo io. Infatti, se scaricherete Imexol al link che vi lascio in descrizione, potrete partecipare alla sfida Zoo Sparkle, in pratica un livello di 20 voci creato appositamente per l'occasione, ideato e illustrato da me, quindi insomma vi lancio questa sfida, vedremo quanti di voi riusciranno a risolverla. Vi dico subito che non è facilissima, però in realtà è un po' questo lo spirito dell'app, cioè dovete andare un po' a impegnarvi, a cercare un po' in giro e indirettamente appunto imparare qualcosa. Vi voglio dare una mano però, nel video del mammut, quindi due video fa, ho usato una delle parole che sono appunto parte dell'enigma, quindi se volete una mano andatevi a rivedere il video del mammut. Dopo aver superato i primi livelli del mondo base, che in realtà è più una sorta di tutorial per capire come funziona il gioco, avrete accesso anche agli altri mondi, tra cui i livelli speciali, dove troverete appunto il mio. Indovinando le prime 50 voci del mondo base, che sembrano tante ma in realtà è una cosa che si risolve in 10 minuti, un quarto d'ora di gioco, vi si sbloccherà la possibilità di venire nel mio livello. Ovviamente l'app è gratis, non c'è pubblicità, ha avuto circa 500.000 di download e ci sono circa 100.000 giocatori attivi. Quindi insomma via, vi lancio questa sfida, mi raccomando, taggatemi su Instagram e tenetemi aggiornato su come va. Spero la troverete divertente, per me è stato appunto molto divertente partecipare a questo progetto, quindi spero apprezzerete. Trovate tutto in descrizione. Visto che ho citato Instagram, vi ricordo naturalmente che mi trovate appunto lì, mi trovate sul sito Viola dello streaming, dove streamo lunedì
e mercoledì alle 21 e le live scadute poi le ricarico sul secondo canale. Poi mi trovate anche su Spotify col mio podcast Zoo Podcast, insomma trovate tutto in descrizione, apritela, quella descrizione c'è tutto. Ritorniamo alle ghiandole anali. Allora, le ghiandole anali, diciamo, sboccano lateralmente rispetto all'ano e vengono utilizzate per lasciare dei segnali olfattivi belli corposi, come è la norma per i mustelidi. Pensate che l'odore di queste tracce viene avvertito a circa 45 metri di distanza e il fluido, diciamo, delle ghiandole anali del tasso del miele è stato descritto come giallo e di aspetto simile alla senape liquida. Tra l'altro non viene spruzzato, ma sgocciola. Ogni volta che il tasso del miele si eccita, viene rovesciata la sacca anale e sebbene appunto non sia di odore tremendo come quello di altri mustelidi, comunque lo usa oltre che per comunicare a livello olfattivo anche per difesa. Ai tassi del miele piacciono diversi ambienti, gradiscono sia la savana sia vari tipi di foreste e soprattutto sono la quintessenza dell'onnivoro. Mangiano veramente tutto, davvero, cioè radici, bulbi, bacche, frutti, insetti, rettili, uccelli, mammiferi, tutto. E è noto però il loro amore per il miele e in particolar modo in realtà le larve delle api. Analizzando il nome la cosa appare chiara, d'altronde si chiama tasso del miele, tasso per via appunto del colore e dell'andatura, anche se nonostante l'aspetto, filogeneticamente parlando, è più affine per esempio alle faine che ai veri tassi. Per quanto riguarda il nome scientifico invece il genere, Mellivora, significa mangiatrice di miele, quindi ancora una volta siamo lì, e Capensis, la specie, invece fa riferimento al Capo di Buona Speranza, ovvero il luogo dove Schreber raccolse l'olotipo di questa specie, che fu descritta nel 1776. L'olotipo sarebbe appunto l'esemplare su cui ci si basa per la descrizione di una nuova specie. L'altro suo nome comune, ovvero Ratele, invece deriva dalla parola ratel, che è una parola in Afrikaans, cioè il dialetto olandese parlato in Sudafrica, che vuol dire, secondo alcune versioni, favo. Non fava, favo. Quindi si torna ancora una volta al discorso del miele. Però in realtà io ho trovato delle versioni in cui invece questa parola fa riferimento, come etimologia, al rumore dei ringhi aggressivi che questo animale emette per difesa. Io non sapendo quale delle due linguisticamente sia la più affidabile, ve le riporto tutte e due per dovere di cronaca. Tra l'altro, Ratele si chiama anche un veicolo corazzato dell'esercito sudafricano, cioè in onore di questa bestiaccia, quindi insomma se ti dedicano un veicolo corazzato un minimo figo devi essere, secondo me. Però tra le altre cose i Sindhi, originari del Pakistan, lo chiamano Gorpat, che vuol dire becchino, cioè in riferimento al fatto che appunto scava molto bene, e in una delle principali lingue parlate in Uganda invece si chiama Ntaulira, che significa colui che non sente, in riferimento al fatto che ha le orecchie molto piccole. Tornando al miele, allora è famoso questo animale perché fa a pezzi i favi delle api per avere accesso al prezioso miele e alle preziose larve. Ma voi mi direte, ma scusa, le api glielo lasciano fare, non lo pungono? Sì, ma su questo ci torneremo dopo. Comunque, su questo discorso del miele c'è da fare delle precisazioni. Nonostante sia considerato nel senso comune un consumatore di miele per antonomasia, in realtà dobbiamo ricordarci che il tasso del miele è un animale fossorio. Ed è scavando, infatti, che trova la maggior parte dei suoi alimenti. Infatti, gli animali che vivono sottoterra sono la parte, diciamo, maggiore della sua dieta, e questo lo sappiamo da studi passati sul contenuto stomacale e fecale di questi animali. Il consumo del miele potrebbe essere una cosa stagionale, perché come risorsa è disponibile principalmente nei mesi più secchi dell'anno. Pare tra l'altro che utilizzi appunto l'essudato delle sue ghiandole anali a mo' di fumigatore per le api, cioè per stordirle mentre lui fa i suoi porci comodi. Si sa da studi passati che, ad esempio, nel Kalahari, tra ottobre e novembre, i tassi del miele si nutrono principalmente di roditori, in quanto onnivori opportunisti possono, questo vale in generale, anche avvicinarsi ai campi coltivati per fare incetta di verdure e frutta, oppure per fare irruzione in un pollaio e far strage di galline. Pensate che si sa di uno solo di questi tassi che in una sola volta ha fatto fuori 12 anatre mute e 36 galline. In una volta. Da solo. Vabbè. Questo è il cosiddetto fenomeno dell'overkilling, in cui un predatore che fa irruzione in uno spazio chiuso e pieno di prede va in frenesia predatoria e ne uccide più
del necessario. Comunque, vista la sua passione per il miele, ovviamente, visto che stiamo parlando di allevamenti, eccetera, può essere un problema anche per gli apicoltori. E qui c'è un ménage à trois particolare tra l'uomo, il tasso del miele e gli elefanti. Infatti, gli elefanti possono essere un problema per chi ha campi coltivati, perché loro si mangiano, no, volentieri i vegetali che coltiviamo. Però, essendo animali la cui conservazione è importantissima, si cerca in tutti i modi di ridurre al minimo i contrasti tra gli agricoltori e appunto gli elefanti. E si è scoperto che le arnie sono un ottimo metodo. Sono un ottimo deterrente per gli elefanti, che appena sentono il ronzio diventano presti ad avvicinarsi, quindi vengono posizionate sulla recinzione che delimita il campo coltivato ogni tot metri delle arnie, e questo è un deterrente efficace contro gli elefanti. Ma a quel punto, chi è che si avvicina? Ovviamente il tasso del miele. Pensate che il tasso può danneggiare così tanto l'arnia da costringere le api ad abbandonarla senza più fare ritorno, e a quel punto non ci sono più le api e quindi possono tornare gli elefanti. Quindi insomma una situazione un po' così spinosa. Tuttavia si è trovata una soluzione. Il contadino e apicoltore Hezron Nzumu ha trovato il modo di limitare un po' i danni dei tassi. E come l'ha fatto? È andato per tentativi e ha posizionato delle fototrappole per registrare appunto il numero di visite di tassi a queste arnie, il tempo di permanenza e il successo che avevano nel raggiungere il miele. E col tempo ha capito che mettendo appunto l'alveare su un filo sospeso tra due tronchi con appunto un cono in corrispondenza dell'attaccatura del filo che tiene sull'alveare, i tassi hanno diversi problemi a raggiungere il miele, quasi sempre non ce la fanno e quindi spesso desistono a un certo punto. Certo, il campione di studio non era troppo grande, insomma, è troppo piccolo per farsi un'idea se a livello globale, diciamo, possa funzionare, però in quel contesto ha funzionato e quindi, insomma, ci guadagnano sia i contadini che gli elefanti. Sempre a proposito di miele, come non citare l'indicatore gola nera? Nome scientifico Indicator Indicator, un uccello che si nutre principalmente di cera d'api, che si dice abbia una relazione mutualistica con il tasso del miele. In pratica che succede? Per arrivare alla cera d'api, questo uccello prima di tutto individua il tasso, fa un richiamo per attirare la sua attenzione, il tasso si avvicina, lui vola su un altro ramo e così via. In pratica di ramo in ramo porta il tasso all'alveare, quindi indicandogli, letteralmente per quello si chiama indicatore, la collocazione del favo al tasso. Poi il tasso sfonda ad ogni bene e quando ha finito i suoi comodi l'uccello va lì e c'ha a disposizione, no, la cera. Sebbene in qualche caso siano effettivamente stati visti entrambi nei pressi appunto di un favo, il comportamento che vi ho descritto prima di attirare l'attenzione e indicare la collocazione del favo nessuno l'ha mai osservato né descritto. Oltretutto questa relazione è nota, per così dire, in Africa, ma in India della relazione tra questi due non ne ha mai sentito parlare nessuno. Certo, questo tipo di relazione, cioè il comportamento che vi ho descritto prima dell'uccello che indica il favo, eccetera, esiste, ma tra questo uccello e alcune popolazioni autoctone dell'Africa, quello sì succede, ma il tasso non c'entra nulla. Nel 98 è anche uscito uno studio interessante, secondo me, su un'area protetta dell'Arabia Saudita, che si chiama, ve lo leggo perché il nome è infinito, National Commission for Wildlife Conservation and Development Protected Area System Plan. Ok. Un'area in cui si rinvengono diverse specie di interesse conservazionistico che, perlomeno al tempo, venivano studiate mediante temporanee catture e successivi rilasci con delle trappole a doppia estremità chiamate Tomahawk, e fin qui nulla di eccezionale. Nell'ottobre del 96, però, un maschio di volpe di Ruppel della sottospecie Vulpes ruepelli sabea fu trovato sbranato in una di queste gabbie. La gabbia era stata spostata di 4 metri e mezzo rispetto alla sua posizione originale, nonostante volpe più gabbia pesassero appunto 10 kg, e i segni appunto sulla gabbia facevano capire che era stata anche ribaltata su se stessa 2 o 3 volte. Fu fatta l'autopsia alla volpe e si è visto che era stata aggredita da qualcosa con un morso molto vigoroso e con appunto la capacità di lacerargli la pelle con degli artigli molto forti. Nel gennaio del 97 ci fu un secondo attacco, ancora ad un maschio di volpe di Ruppel chiuso in gabbia, che riportò appunto ferite solo superficiali, ma solo perché i ricercatori arrivarono per mettere in fuga gli aggressori, che vennero colti sul fatto. Ed erano 2 tassi del miele, un maschio e una femmina. Nel maggio dello stesso anno,
una giovane volpe rossa arabica, quindi Vulpes vulpes arabica, fu trovata sbranata nella propria gabbia di cattura. In questo caso sembrava che in una sola volta fossero stati asportati con tipo un solo morso tutta la coda e parte delle zampe posteriori, quindi insomma leggerini sti tassi. Quindi sì, in bibliografia sono descritti tre eventi in cui dei tassi del miele hanno attaccato delle volpi in gabbia e in due di questi casi sono riusciti appunto ad ucciderle e almeno in parte mangiarle. I ricercatori hanno detto in questo studio qua che cito che se gli attacchi si fossero intensificati si sarebbe potuto mettere dei picchetti per impedire a questi tassi di ribaltare le gabbie, ma in realtà dicono si tratta di eventi molto molto rari. Di norma infatti le volpi neanche costituiscono parte della dieta di questi tassi, perché come vi ho detto questi tassi sono piuttosto lenti, le volpi invece sono abbastanza rapide e veloci, quindi in natura non riescono ad acchiapparle. Sono riusciti in questo caso solo perché la volpe era chiusa nella gabbia, ma appunto essendo eventi rari non sono un problema conservazionistico per queste volpi qua, ecco. Comunque si sa che possono mangiarsi anche lepri saltatrici, pulcini di struzzo, suricati e addirittura pecore e capre domestiche. Si sa anche che si avventurano in piccoli centri abitati per saccheggiare i cestini dell'immondizia e che in India, storicamente, sono stati accusati di disseppellire i cadaveri per nutrirsi. Però finora abbiamo scherzato, ora bisogna parlare della cazzotaggine quella vera, insomma non è un caso che il Guinness dei primati lo abbia eletto l'animale più impavido del mondo. Partiamo dalla pelle. Allora, la pelle del tasso del miele non è solo spessa e molto dura, ma è anche molto lassa. E questo da una parte protegge il tasso proprio a livello meccanico, ma dall'altra rende anche ad un predatore la vita molto difficile, perché non si riesce ad acchiapparlo saldamente con gli artigli o con il morso, perché a quel punto il tasso si gira, tra virgolette, nella sua pelle e morde l'aggressore. Oltretutto la sua pelle è resistente a punture di api, morsi di cani e morsi di serpenti velenosi. Addirittura nella zona della gola, in generale nella parte ventrale, è spessa 6 mm. Uno di questi tassi una volta è stato visto lottare con un pitone di 3 metri e mezzo per un quarto d'ora, uccidendolo poi e mangiandoselo. In un'altra occasione uno di questi tassi è stato visto lottare per 6 ore contro un pitone che poi vabbè è riuscito ad ucciderlo e a mangiarselo, ma comunque insomma lottateci voi con un pitone per 6 ore, cazzo, sarà anche lento, ma sa nuotare bene, tant'è che può inseguire a nuoto le tartarughe e quando le ha prese le mangia asportando pezzi di carapace a morsi per arrivare al dentro, cosa che non è così facile da fare, insomma lo sapete a maggior ragione se avete visto il mio video sul guscio delle tartarughe, dove vi spiego anche come è fatto, ve lo lascio nella end card. Esistono casi in cui ha attaccato persone e se un essere umano lo segue con insistenza, molto probabilmente avanzerà verso di lui con il pelo ritto, la testa alta, i denti digrignati e la coda ritta, con questa postura che comunica aggressività e che adotta anche nel caso in cui venga importunato quando è ferito. Le popolazioni locali lo conoscono bene il suo temperamento e lo evitano, addirittura per i nativi della Somalia c'è la credenza che se si viene morsi da uno di questi animali si diventa sterili e quindi lo evitano ad ogni costo. Addirittura, secondo qualcuno, i piccoli ghepardi sono un caso di mimetismo batesiano nei confronti di questo tasso. Mimetismo batesiano è un fenomeno per cui una specie innocua fa finta di essere una specie aggressiva per farsi lasciare in pace dai predatori. Infatti con il colore del loro manto, grigiastro sopra e scuro nelle parti sottostanti, mimerebbero la colorazione degli adulti del tasso del miele, che appunto non vengono importunati neanche da predatori piuttosto grandi. Poi quando sti tassi hanno fame non gliene frega nulla, cioè si mettono a cercare il loro cibo in bella vista, anche quando intorno a loro ci sono predatori come sciacalli della gualdrappa o gufi reali africani, che tendenzialmente se ce li hai intorno non è che ti metti così distrattamente a fare gli affari tuoi senza dargli un'occhiata. Ecco, no, ma a loro zero, proprio, non ne frega nulla. Loro, infatti, puntano a fartelo capire subito che non gli devi rompere le palle. Infatti, questi animali hanno, e questo in generale vale per i tassi, in realtà, hanno una colorazione molto contrastata tra bianco e nero, che abbiano strisce o meno, insomma. Secondo un paper del 2011, coautorato tra le altre cose da Tim Caro, che abbiamo già incontrato nel video sulle strisce delle zebre, che vi lascio ovviamente nella end card, gli animali che hanno questo tipo di colorazione sono animali di taglia medio-piccola, principalmente notturni, che vivono in spazi aperti, quindi senza troppi rifugi in cui andare, che sono lenti e tozzi,
e che non hanno possibilità, se importunati, di scappare rifugiandosi sugli alberi oppure in acqua. Quindi devono rimanere lì e combattere l'aggressore, che quindi devono avere comunque delle discrete capacità difensive. Ecco, questa colorazione serve proprio a segnalare sulla lunga distanza ad un potenziale aggressore questa capacità difensiva. Questa colorazione è un tipo di colorazione aposematica, cioè una colorazione che in realtà non punta a mimetizzarsi, ma a farsi vedere bene, a reclamizzare che sei uno che intorno non vuole piantagrane. Se ci pensate è l'esatto opposto del counter shading. Insomma, il tasso del miele è scuro sotto e chiaro sopra, mentre invece la colorazione definita counter shading, che è scura sopra e chiara sotto, serve proprio a mimetizzarsi e non farsi trovare dai predatori. Delle prede il tasso del miele si mangia tutto, cioè pelle, ossa, piume, tutto, veramente. Fa per dire, si mangia anche i cobra e i mamba neri, che non è che siano esattamente innocui, specie per un animale delle sue dimensioni, ecco. Tra l'altro, vi ho detto, no, che la pelle è spessa, quindi quella, ovviamente, ai morsi dei serpenti velenosi, resiste proprio a livello meccanico. Ma se il serpente riesce effettivamente a mordere e inoculare il veleno nel tasso, beh, il tasso del miele è anche resistente al veleno e riesce a resistere a dei morsi velenosi che stenderebbero senza problemi un animale della sua taglia. Se aggrediti da predatori della taglia di leoni, iene e leopardi, possono difendersi in modo così aggressivo da, alla fine, riuscire a scacciarli. Certo, qualche volta ci rimettono pure loro, non è che sono invincibili, ma si torna al discorso del pitone che facevo prima, cioè provateci voi a tener testa a un gruppo di leoni. Ci sono state osservazioni di tassi che sono riusciti a scacciare leoni giovani dalle carcasse. Oibò, questo ha un coccodrillo in bocca. I cacciatori sanno da sempre che utilizzare i cani per aggredire questo animalaccio non è mai una buona notizia per il cane, e ho addirittura trovato che la loro pellaccia è resistente alle frecce e ai colpi di macete. Se animali della taglia di un bufalo cafro mettono il naso incuriositi nella sua tana, lui piglia e li attacca. Tra l'altro ci sono delle testimonianze secondo cui questi tassi avrebbero ucciso dei leoni o addirittura dei bufali staccandogli a morsi le palle. Però in realtà frenate l'entusiasmo, perché fonti certe su questa cosa non ce ne sono. Quindi sono delle storie che sono senz'altro frutto di esagerazione. E sono anche animali molto svegli. Lui è Stoffel, ad esempio, un tasso del miele che era stato aggredito da dei leoni e quindi è stato recuperato e curato al Moholoholo Wildlife Rehabilitation Center, che è diventato famoso per via di un documentario della BBC. Assieme alla compagna Hammy, conosciuta al centro e con la quale collabora per scappare in tutti i modi, ha imparato ad aprire serrature doppie, a montare sugli alberi per abbassarli ed arrivare al bordo del muro, a disseppellire rocce o formare palle di fango per ammassarle in un angolo e utilizzarle come rampa per uscire. E la cosa bella è che non l'hanno addestrato, cioè ci è arrivato da solo. Cioè, boh, che roba pazzesco. Sapete che quando dedico un video ad un animale sono anche solito così sviscerare un po' i miti che ci girano attorno, ma in realtà in questo caso la cazzotaggine è autentica, cioè è quasi tutto vero, se escludiamo il discorso del miele indicato dall'uccellino e le palle a morsi. Però ecco, insomma, top. Spero di avervi raccontato qualcosa che non sapevate su questo animale. In realtà a livello mainstream è piuttosto famoso. Girano spesso dei video con lui come protagonista. Per esempio, tempo fa ne ho visto uno in cui c'era appunto un combattimento a tre tra un pitone, uno sciacallo e un tasso del miele, e finiva con la morte del pitone e la cacciata dello sciacallo da parte del tasso, insomma, quindi anche lì la spuntava lui, quindi insomma, l'Africa, cose incredibili. Quindi ho cercato di andarmi a scovare della bibliografia un pochino più criptica per non stare a raccontarvi sempre le solite cose, visto che comunque è un animale che sono sicuro il 90% di voi lo conosce assolutamente. Ovviamente ditemi nei commenti la cosa che vi ha colpito di più, che non sapevate, eccetera, eccetera, e lasciate un mi piace se avete apprezzato il video, spammatela a giro, eccetera. Il libro consigliato di oggi è Sulle tracce dei gufi, di Marco Mastrorilli, che è tra l'altro uno studioso di gufi, che ha anche un canale qui su YouTube, si chiama GufoTube, che vi invito ovviamente a recuperare, ve lo lascio in descrizione. Questo è un libro che parla delle tracce che lasciano i rapaci notturni, quindi molto molto interessante. Se vi piacciono appunto i rapaci notturni ve lo consiglio
Assolutamente. Con questa guida quindi potrete riconoscere con più agevolezza le tracce lasciate dai rapaci notturni, come penne, borre, prede, eccetera. Quindi ve la consiglio se vi interessa. Ve lascio ovviamente il link in descrizione con l'affiliazione Amazon per poterla recuperare. Sappiate che in descrizione c'è anche una serie di consigli di lettura su Amazon che funziona uguale all'affiliazione. Sappiate che questo libro mi è arrivato da uno di voi tramite la wishlist, quindi vi ringrazio di cuore, è uno dei mezzi che avete per sostenere la mia attività di divulgazione qua sui social, ovvero regalandomi un libro e contribuendo per ad arricchire i contenuti di questo canale. Quindi grazie mille a chi vorrà contribuire. Sempre per contribuire alla mia attività, ve lo lascio in descrizione, ma proprio non c'è neanche bisogno di aprirla, è proprio lì in cima subito, il link a Patreon. Se volete diventare anche voi un mangiafoglie sciamante, avere accesso quindi a contenuti esclusivi dietro le quinte, al gruppo Telegram dei Patrons, a merchandise esclusivo e alla possibilità, per esempio, di visionare ed ascoltare video e podcast prima che vengano resi pubblici per tutti, il link lo trovate in descrizione. Naturalmente vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, dove pubblico roba quotidianamente, su qua, il sito Viola delle dirette, dove tra l'altro ieri, ve la lascio in descrizione, ho presentato il nuovo modello della serie di modellini che sto ricostruendo come consulente scientifico per i Coop. Infatti sto facendo una serie di, come consulente, una serie di ricostruzioni di vari animali preistorici, scientificamente accurati, stampati in 3D. Vi dico subito che il modellino uscito ieri, che ho presentato su Twitch, ormai lo dico, vabbè, ieri sera, dove ve lo faccio vedere, faccio l'unboxing, vi faccio vedere come le particolarità anatomiche, eccetera, è un dinosauro italiano. Vi lascio in descrizione sia la live, sia il link per poter recuperare questi modellini col codice sconto. Le live passate le ricarico poi sul secondo canale, trovate tutto in descrizione. Poi seguitemi anche su Spotify, dove c'è il mio podcast Zoo Podcast, e se vi piace questa felpa, che c'è anche disponibile in versione t-shirt, con questo cranio di iguanodonte, beh, allora aprite la descrizione e trovate il link al sito che vende il mio merchandise, c'è anche lì il codice sconto, c'è tutta una serie di grafiche disegnate appunto da me, tra cui questa serie si chiama Origins, in cui c'è davanti un cranio di un dinosauro famoso e dietro, non so se si vede, vabbè, dietro c'è praticamente una frase presa dalla primissima descrizione dell'animale, che in questo caso è la descrizione che Mantell fece nel 1825. E nulla, vi ho detto tutto, vi aspetto su Instagram, dove appunto voglio dei ragguagli assolutamente su come sta andando la vostra sfida Zoo Sparkle su Imexol. Quindi trovate anche lì, link in descrizione, trovate tutto lì. Niente, ci vediamo prossima settimana con un nuovo video e niente, a presto.